L'Italia secco e da nord a sud quasi tutti i fiumi e i bacini idrici sono sotto la media stagionale, eppure siamo nel periodo dell'anno in cui di solito si accumulano le riserve. Una situazione che preoccupa per i molteplici interessi legati alla risorsa acqua, agricoltura, industria, allevamento, energia, oltre al consumo umano. Ad oggi abbiamo avuto un inverno siccitoso, ma anche e soprattutto abbiamo avuto la mancanza di nevosità sui rilievi montani. Per questo possiamo pensare che ci sarà un'annata particolarmente siccitosa. Nonostante la piovosità del nostro paese sia invariata rispetto al passato, è cambiata le tempistiche della nostra piovosità. Per questo abbiamo bisogno di aumentare la nostra capacità di invaso della risorsa idrica per distribuirla nei momenti siccitosi, per poter garantire alle produzioni agricole, ambientali ed energetiche quella quantità di acqua per superare queste crisi. Questa è un'altra sfaccettatura della crisi climatica. L'aumento delle temperature medie prodotto dalle nostre emissioni sta riducendo gli accumuli di neve e ghiaccio sulle montagne, serbatoi naturali che, di norma, nella stagione calda, alimentano fiumi, laghi e falde acquifere. Le temperature continuano a salire, quindi è ragionevole ipotizzare che il problema possa riproporsi in futuro. Possiamo intervenire nella razionalizzazione dei consumi, soprattutto nei settori che assorbono più acqua e secondo i dati di Utilitalia sono agricoltura il 51%, industria il 21% e il civile 20%. E poi ridurre gli sprechi. Di media in Italia per ogni 100 litri di acqua potabile immessa negli acquedotti 38 si perdono. E ancora il mancato recupero delle acque fognarie e qui oltre a sprecare paghiamo anche una multa, circa 60 milioni l'anno.